Ciao a tutti quanti, come avete visto dal titolo, oggi sarà un video molto speciale, un video che io sinceramente non avrei voluto registrare, ma mi sono sentita in dovere di registrare e adesso vi spiegherò il perché. Oggi, giorno in cui andrà online questo video è il 25 novembre, data importante per noi donne, perché è una data che corre contro la violenza sulle donne. Come dicevo prima, è un video che non avrei voluto registrare per tantissimi motivi, perché non sono una persona, una youtuber così conosciuta e seguita da potersi permettere di registrare un video di questo genere e perché sinceramente non credo sia giusto spiattellare la propria vita privata su un social così vasto. D'altro canto, stamattina mentre stavo caricando un video proprio per YouTube, sono andata a vedere l'analisi del mio profilo e ho visto che le persone, malgrado non si iscrivano al mio canale, le persone che guardano più i miei video sono della fascia d'età che va dalle ragazzine, perché sono più donne logicamente, dai 17 ai 30-33 anni. Quindi ho deciso di fare questo video proprio per quelle ragazze, future donne e anche donne che magari stanno vivendo un momento di difficoltà di cui si vergognano, che non sanno come uscirne fuori e che magari non hanno neanche nessuno con la quale parlare e raccontare la propria esperienza. Quindi mi sono armata di santa pazienza, di buona volontà e mi sono spogliata anche della mia corazza per registrare questo video. Lo sto registrando di getto, senza essermi preparata. Senza essermi preparata anche a livello visivo, come vedete, non ho assolutamente niente, ma è un video che ci tenevo a fare proprio ricordandomi una data così importante per tante donne. Alcune donne hanno avuto la fortuna di non sapere che cosa voglia dire essere vittime di violenza. E io non sto parlando soltanto di violenza fisica, di una sberla, di un calcio, di un pugno, di uno schiaffo, ma anche di una violenza ancora più subdola, più forte, più dolorosa e anche più difficile da cancellare, ovvero la violenza psicologica. Chi vi parla è una persona che ha subito sia la violenza psicologica che la violenza fisica. Quindi so benissimo quanto possa far male l'una e quanto possa far male l'altra. Non è un argomento di cui io ne parlo volentieri, neanche con le persone a me più care, neanche con le poche amicizie. Perché questi argomenti, secondo me, bisogna trattarli con persone che abbiano una sensibilità tale da poterti capire, da poterti star vicino e da poterti aiutare. A volte a me è capitato di parlarne con persone che io reputavo amiche, soltanto per uno sfogo, come poteva essere un pianto liberatorio o quant'altro, ma non trovarmi
il nulla davanti, l'indifferenza più totale, perché purtroppo oggigiorno le persone sanno soltanto usare l'indifferenza finché loro stesse non capiscono che cosa sia l'indifferenza e che cosa si possa provare a ricevere indifferenza, soprattutto in questi ambiti così delicati e nello stesso tempo così importanti e sofferti come può essere appunto una violenza. Le donne che hanno subito violenza sono quelle donne che si nascondono, che si sentono perennemente sbagliate, che cercano di gridare aiuto in ogni singola azione che fanno, che si sentono sbagliate in tutto quello che fanno, in tutto quello che dicono, che non si sentono accettate, che non si riescono ad accettare loro stesse, che si trovano sempre dei problemi perché pensano: se quella persona mi ha fatto quel qualcosa, molto probabilmente perché la colpa è la mia. È difficile entrare nel meccanismo psicologico di una donna che ha subito violenza. Uno schiaffo è difficile da perdonare perché ti lascia quella sofferenza fisica, il gesto, il momento, il contesto, quello che ha fatto scaturire quel gesto da parte dell'altra persona, ma anche la violenza psicologica. È un tarlo che ti rimarrà per tutta la vita. Io sono stata vittima, come dicevo, di violenza fisica e psicologica. E queste violenze vengono soprattutto dalle persone che magari ci dovrebbero proteggere, che magari ci dovrebbero dare affetto, che magari ci promettono amore. Ma l'unica cosa che sanno fare non è certo quella di dare amore. Vengono non soltanto da relazioni sentimentali, ma vengono anche all'interno della famiglia. La mia prima violenza è stata all'interno della mia famiglia. Non ero neanche tanto piccola, avevo l'età per capire che cosa mi stavano facendo, solo che non capivo il perché me lo stessero facendo, perché quelle botte, perché quelle parole cattive mi venissero dette da una persona che ha la sangue del tuo sangue. La seconda violenza psicologica. Appunto, la seconda violenza invece a carattere psicologico mi è stata inferta dal mio ex compagno, che ha usato dei termini che io in tutta la mia vita non dimenticherò mai. La cattiveria, la ferocia, ma nello stesso tempo la pacatezza in cui mi venivano detti. Quindi non si tratta di termini usati in un momento di astio, di litigata, ma si trattano di atteggiamenti sentiti, pensati, riflettuti. L'essere consapevole che in quel momento quella persona ti vuole far male ed è consapevole di farti male, ma non gli interessa. Io per un periodo mi sono rivolta anche a un'associazione per la violenza contro le donne, che mi hanno cercato di aiutare, perché credetemi, una donna che ha subito violenza certe cose non se le può dimenticare. È difficile raccontarlo che cosa si prova. È difficile farlo capire da
quelle persone che hanno avuto la fortuna di non attraversare mai questo cammino nella loro vita. Questo sarà un video molto breve. Non voglio occupare spazio, non voglio occupare energia, non voglio occupare niente di più di quello che già magari sto facendo con questo video. Non voglio annoiare nessuno. Però credetemi che in questo mondo non ci sono soltanto persone che amano divertirsi o amano le cose frivole, ma ci sono anche persone che hanno sofferto, che soffrono, che nascondono la loro sofferenza in tanti modi. Io sono una di quelle persone che per anni ho nascosto il mio vero modo di essere, ho nascosto la mia persona per paura dei giudizi, per paura delle ripercussioni, per paura di sentirmi ancora una volta sbagliata, per paura di tutto, di ogni cosa. E sono qua oggi per invece incitare tutte quelle ragazze, donne, che sono intrappolate in una relazione sentimentale, familiare, amicale, tossica, che in cambio dà soltanto una violenza di scappare via. Scappate finché siete in tempo. Perché altrimenti la vostra vita sarà sempre condizionata da quell'evento e non è giusto per voi, ma soprattutto per quelle persone che vi staranno vicine e che magari non sapranno mai nel vostro cuore quello che state passando, quello che avete attraversato e la solitudine che avete sentito. Quindi oggi, 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, io dico basta. Basta donne che si nascondono, basta donne che continuano a subire in silenzio, in modo passivo, tutte le varie forme di violenza. Basta. Dobbiamo prendere in mano la nostra vita e sentirci delle persone importanti e speciali, soprattutto per noi stesse. Spero che questo piccolo video possa essere recepito nel modo giusto. Spero che le donne da questo mio video possano comunque trarne un coraggio per parlare con qualcuno, per rivolgersi a qualcuno, per avere la forza di lottare e per rimettersi in discussione. Perché questi elementi, credetemi, non valgono niente. Cercano di imporsi soltanto utilizzando le mani, perché sono uomini e sono più forti di noi, oppure la bocca, perché sono più cattivi di noi. È la stessa cosa un po' che succede anche qua su YouTube. Persone che commentano in modo negativo, offendendo, denigrando le persone e non sapendo niente, soltanto per il gusto di offendere. Anche questa è una forma di violenza. Un po' diversa, ma è sempre una forma di violenza, perché il rispetto va dato a tutti, come esseri dotati di libertà, di pensiero, di parola. La libertà e il rispetto va dato sempre a tutti quanti. Quindi non facciamo le battaglie soltanto perché le battaglie sono giuste farle, ma facciamole ogni giorno della nostra vita, nel nostro quotidiano, per portare avanti i nostri valori, per trasmetterli ai nostri figli. E tutte noi che abbiamo passato una cosa del genere, uniamoci insieme perché non siamo sole.
perché anche se non troviamo conforto dalle persone, e ripeto, trovare conforto dalle persone è molto difficile, perché soprattutto per quanto riguarda questo argomento, trovare il conforto è veramente tanto, tanto difficile. Uniamoci tra di noi raccontandoci le nostre esperienze oppure facendoci forza, perché non siamo sole, perché purtroppo siamo in tante. Più di quello che noi immaginiamo. E se qualcuna di noi ce l'ha fatta superare quel dolore, quel groppone alla gola che ci fa sentire così sbagliate, così diverse, ce la possiamo fare tranquillamente. Quindi adesso io vi saluto. Spero che questo breve video vi possa essere servito e ci vediamo presto.